Svezia. Ti sei mai chiesto come fare a distinguere l'acqua potabile da quella non potabile? O se un olio viene o meno dalla tua terra? Il chimico analitico serve proprio a questo, a condurre un'analisi su pesticidi, inquinanti su acque, alimenti, che fanno parte della nostra quotidianità anche in misura piccolissima. In laboratorio imparerete ad utilizzare tanti strumenti che vi aiuteranno a rispondere a queste e a molte altre domande. Avrete la possibilità di mettere le basi per il vostro futuro e decidere un domani se lavorare per un'azienda alimentare o per un controllo ambientale. Avrete la possibilità di vedere il mondo come non lo avete mai visto. Ciao a tutti, sono Michele. Penso che la chimica organica sia una disciplina meravigliosa perché non solo ti permette di conoscere i vari modi di sintetizzare una molecola, ma ti fa capire l'importanza e il ruolo cruciale che alcune di esse hanno nella nostra vita, come, ad esempio, recettori enzimatici del nostro corpo o principi attivi nei farmaci, fondamentali per evitare il diffondersi di epidemie e pandemie. Una volta laureato, alcuni dei tanti sbocchi lavorativi sono sia nel campo dell'istruzione e della ricerca, sia presso enti pubblici o privati. Ciao, io sono Francesca. Ho scelto di studiare chimica perché trovo incredibile l'idea di poter distinguere fra di loro le molecole e di poterne capire ogni proprietà. Nei corsi di chimica fisica scoprirete la tecnica della spettroscopia che, utilizzata anche in campo medico nella risonanza magnetica nucleare, vi porterà a capire la natura delle masse tumorali e scoprire quindi come meglio curarle. Ma non solo, la possibilità di saper distinguere fra di loro le molecole è il primo passo per capire e migliorare le proprietà di alcuni farmaci, detergenti o cosmetici. Infatti, sto acquisendo ogni competenza necessaria per poter svolgere lavoro in qualsiasi ambito chimico. Ciao, sono Leonardo, studente del corso magistrale in chimica. Pensavo che la chimica fosse soltanto formule e prove, ma ho scoperto la chimica computazionale con cui possiamo visualizzare, ad esempio, le azioni di alcune molecole nei processi biologici e disegnare quindi farmaci sempre più efficaci. Infatti, capire come le molecole si combinano e interagiscono tra di loro è essenziale per progettare molecole innovative, anche in materiali sempre più tecnologici. Potrei capire quindi che tali competenze sono molto richieste dalle grandi multinazionali. Ciao, io sono Gaia e mi sono iscritta a questo corso di studi perché la chimica mi permette di dedicarmi a uno degli ambiti che mi stanno maggiormente a cuore, cioè la salvaguardia dell'ambiente. La figura del chimico infatti è fondamentale per realizzare nuovi materiali che per esempio catturano metalli pesanti da acque inquinate o per ripulire l'aria da CO2 e altri gas nocivi. I chimici infatti sono in costante ricerca di nuove soluzioni per gli attuali problemi ambientali che tutti noi viviamo quotidianamente. La laurea in chimica ti darà una preparazione di base completa che lascerà comunque ampio spazio alle tue inclinazioni personali. Come hai visto, noi offriamo ai nostri studenti una preparazione a 360 gradi. Avrai la possibilità di scegliere il tuo percorso fra le varie tematiche di cui ci occupiamo, con la passione e l'entusiasmo che mette chi ama ciò che fa. Oggi la chimica organica è sempre più percepita come la chimica della vita. Ad esempio, con la chimica organica conosciamo le molecole legate all'alimentazione, come carboidrati, grassi, proteine, contenuti in farine, carni, pesci, formaggi, e riusciamo ad esaltarne la qualità. Il chimico organico sa come ritrasformare chimicamente la materia organica, ad esempio un oggetto in plastica, che può essere riconvertito in nuovi oggetti con conseguente attenzione all'ambiente. Ecco, questo e tanto altro è la chimica organica. Il chimico analitico sviluppa e applica metodi per la salvaguardia sia dell'ambiente che della nostra salute, verificando per esempio se i suoli o le acque sono inquinati o indagando se nel cibo che noi mangiamo, nell'acqua che noi beviamo, sono presenti pesticidi nei limiti consentiti dalla legge. Con le conoscenze del chimico analitico è possibile controllare anche per esempio se un certo materiale può essere utilizzato nell'industria alimentare oppure si può contribuire alla sicurezza di tutti noi eseguendo analisi per le forze dell'ordine. In definitiva il chimico analitico salvaguarda tutto ciò che ci circonda e quindi salvaguarda la qualità della nostra vita. Grazie alla chimica computazionale siamo in grado di riprodurre al computer una qualsiasi reazione chimica. Riusciamo così ad osservare da vicino come le proprietà delle molecole sono correlate alla loro azione specifica e ad avere accesso ad una serie di informazioni che sarebbe impossibile ottenere da un esperimento in laboratorio.
Le competenze acquisite attraverso la chimica computazionale contribuiscono a preparare un laureato in chimica ad affrontare le sfide di un professionista chimico, come l'ottimizzazione di farmaci o di processi di produzione di molecole a livello industriale. La chimica fisica studia la materia e le sue trasformazioni, elaborando modelli che spiegano il perché e il come esse si verificano. Essa contribuisce notevolmente allo sviluppo delle nuove tecnologie che hanno e stanno rivoluzionando la nostra vita, per esempio nello sviluppo di materiali innovativi utilizzati nei pannelli solari, un passo verso una vita ecosostenibile, o nei touchscreen degli smartphone con cui possiamo scrivere, disegnare, inviare immagini, musica, stando così in continuo contatto con il mondo che ci circonda. La chimica inorganica illumina il nanoscopico della materia e questa conoscenza permette a noi chimici di progettare e costruire materiali con desiderate proprietà. Pensate ai materiali innovativi inorganici impiegati come chemioterapici o alle spugne molecolari, adatte a decontaminare aria e acqua. Anzi, sapete che con le spugne molecolari possiamo estrarre acqua dall'aria e in modo molto efficiente ed economico. Pensate a cosa ciò può significare per le zone aride con problemi idrici. Nei 3 anni che trascorrerai con noi al Dipartimento di Chimica, acquisirai competenze non solo attraverso le lezioni in aula, ma imparerai a lavorare in gruppo, perché con più di 700 ore di laboratorio, il nostro corso di studi è quello che dedica più tempo a questa eccezionale esperienza formativa, così importante nel mondo del lavoro. Farai inoltre un tirocinio in un laboratorio di ricerca del Dipartimento o in un'azienda chimica del territorio. E avrai l'opportunità di accedere al programma Erasmus e seguire alcuni corsi in alcune università europee a tua scelta. Ciao, sono Baldo, laureato in chimica. Ora lavoro presso una delle aziende più importanti sul territorio nazionale che si occupa di fornire supporto alla protezione dell'ambiente. Ora risponderò ad una domanda che sicuramente vi starete ponendo. È facile trovare lavoro con una laurea in chimica? Beh, per me lo è stato. Questo perché ho sfruttato una delle opportunità che il Dipartimento offre, ovvero il tirocinio esterno curricolare. Essendo la mia azienda convenzionata con il Dipartimento, ho potuto effettuare un'esperienza lavorativa che si è conclusa con una vera e propria offerta di lavoro. Ed essendoci ancora tuttora questo legame, non posso far altro che salutarvi dicendovi a presto! Visto? La chimica è il settore che anticipa i cambiamenti e che spinge forte su ricerca e sviluppo e trova soluzioni innovative per l'efficienza e la sostenibilità. Studiare chimica, quindi, non solo è bello, ma conveniente. In Italia, infatti, mancano 5.000 chimici da impiegare. Vuoi ancora aspettare? Qui al Dipartimento di Chimica siamo pronti a darti il tuo futuro.